Quello che vedete dietro di me è il negozio di Cubs Food dove George Floyd è stato ucciso. Il poliziotto che l'aveva spinto a terra e soffocato è stato incriminato, ma la comunità locale non è soddisfatta perché pensa che l'incriminazione sia troppo debole, non sia sufficiente per punirlo e soprattutto perché ritiene che i problemi che riguardano questa comunità sono molto più profondi e non vengono affrontati. Questo è il luogo dove c'era il commissariato di polizia, dove lavoravano i quattro agenti coinvolti nella uccisione di George Floyd. La situazione è molto tensa, la polizia presidia. E sullo sfondo si vedono ancora il fumo, perché questo commissariato è stato dato alle fiamme. The fact that you're white does not make you a better person than me at all. And I believe a lot of people out here feel the same way. And then we can't even, in our own neighborhood, walk to the store. If I make a mistake and write a bad check, I'm gonna get killed. Ecco, questo è l'ingresso del terzo commissariato di polizia. Quello dove prestavano servizio Chauvin e gli altri poliziotti che hanno attaccato George Floyd, completamente distrutto, bruciato. Questo durante il coprifuoco. Questo è l'ingresso